bandido a Hydrophone Light era Annerley Gordon, era lì la voz de sí, sí, la carissima amica Annerley Gordon, sí, che poi fece Wakefield, prestò la voce a Wakefield, fece successi internazionali anche lei. Sì, perché poi noi Factory Team era un po' catalizzava, no? Concentrava tanti tanti talenti, perché la nostra produzione era continua, per cui continuamente avevamo bisogno di conoscere cantanti nuove, di conoscere artisti nuovi, di conoscere turnisti nuovi. Annerley è sempre stata bravissima in studio e quindi noi la volevamo, la chiamavamo e le davamo lavoro. Lei veniva volentieri e poi si creavano delle situazioni di successo, anche T.H. Express, che è stato un artista che è andata tantissimo in Francia e in Brasile. Noi chiamammo lei a supportare la voce perché l'artista era debole come cantante. E lei veniva a rafforzare le voci o addirittura a prestare la voce in toto ai progetti.